Nantia. Io dovrò fare ancora qui. Niente. Com'è? Il rondone delle carrozze. Anzi, perché ti vuoi avvicinare? Ah, ho capito, capito. Anche sì, già è vero, anche sopra. Esatto, sì. Ecco il criterio. La sinistra è lo stesso che ho fatto tempo fa, però poi è stata girando. Sì, quella si già, ma sarà già 40 anni in realtà. Camilla aveva un fratello che è stato di questa parte, e poi un po' dopo. Però c'era il problema che Camilla era una mozzone 100%, Cecilia no, era in una posizione scomoda perché era illegittima, quindi era sì, di Francesco Mozzoni, ma non era una donna, della moglie, però lui era solo quella figlia, voleva legittimare. Per mettere al sicuro questa sua figlia, le ha fatto sposare un cugino di un ramazzadetto che si chiamava anche lui Mozzoni. Quindi Cecilia si è sposata nel 1559 con Ascanio Mozzoni. Però, nel frattempo, Camilla si è allontanata, non si sa che non si è allontanata di sua volontà, se l'hanno fatta allontanare. Fatto sta che quella che era ferita da tutto quanto è Cecilia. Poi, all'età di 18 anni, viene legittimata.
Però Ascanio e Cecilia hanno una sola figlia femmina, che è Angela Mazzoni, e lei qua la dinastia termina. Però non è andata male, perché Cecilia pensa per sua figlia a un matrimonio di tutto rispetto, infatti questa Angela sposa nel 1581 il Duca di Piconia, che era questo un nobile piemontese, grande proprietario terriero, anche piuttosto ricco, quindi è stato un periodo un po'. Ma quando è che ha salvato il suo sforzo? In che momento è stato lo salvato? Nel 1470. Cioè, a sposalizio è venuto, no? O prima? No, un po' prima. Ah, ancora quel Mozzoni? Sì, sì, sì. Cioè, il Mozzoni ha salvato, ha fatto salvarselo dal cane? Sì, sì. Ho capito. Questo praticamente rimaneva il bisnonno di questa Cecilia. Ah, ho capito. È successo nel 1476. Che è salvato dall'orso questo. Esatto, che poi ha allungato la vita, la reazione di sforza ha allungato la vita, perché le fatte bene sono visti. E come si chiama la Onesi? Prima era bello così, dopo gli ho messo, ha dovuto pulire tutto, sempre tutto fasullo, no? Perché beh, ma è bello, mi piace ancora quando la fanno i matrimoni da sé, che mettono le fiaccole, dove che le mettono? Sopra, lungo le discese della la fisica del matrimonio.